Stavolta non ce la faccio, da diverso tempo non sono in accordo con alcune scelte del Movimento 5 Stelle, è più che legittimo, la vita non ha niente di grave, è soltanto che io non posso far altro che farmi da parte. Non, da ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 Stelle. È stato detto qualche anno fa, fondate un partito, vediamo che risultati avrete, l'abbiamo fatto, e i risultati sono sotto gli occhi di tutti. E alle prossime elezioni, non sappiamo quando voteremo, saremo la maggioranza assoluta del Paese. Cioè, non è che io sparisco. Cioè, è una cosa, non lo so, suscita più scalpore il fatto che non mi voglia ripresentare in Parlamento piuttosto che deputati abbullonati che stanno in queste ore provando a fare ogni tipo di inciucio. Se questi dati chiaramente dovessero essere confermati, si tratterà di un trionfo del Movimento 5 Stelle. Prima di tornare al voto occorre mettere in stato d'accusa il Presidente della Repubblica per attentato alla Costituzione. Avete costretto politicamente la Lega a votare il reddito di cittadinanza, è un'altra vittoria e un orgoglio del Movimento 5 Stelle. Io non vedo l'ora di poter rimettermi in prima linea con il Movimento 5 Stelle. Vedremo come e in che ruolo.